in questo edificio abbandonato in Messico, ci sono state segnalazioni di strane apparizioni. Molte di queste sarebbero da attribuire al fatto che l'edificio, prima di essere chiuso, era un orfanotrofio. Due indagatori del paranormale decidono di recarsi sul posto per cercare di catturare una qualche attività paranormale. Questo è ciò che riprendono. Mentre il cameraman fa una panoramica del luogo, cattura qualcosa di inaspettato, ma anche di spaventoso. Dalle immagini si può notare una piccola sagoma nera, assomigliante molto a un bambino. Durante le riprese, nessuno dei due si era accorto di quella strana ombra. L'apparizione di questo bambino potrebbe essere dato dal fatto che magari qualche piccolo sarebbe morto proprio lì, in quel luogo. Oppure ce n'è un'altra ancora più inquietante. Secondo il famosissimo cacciatore di fantasmi Zach Bagans, il più delle volte che si vedono i bambini, in quel luogo potrebbe esserci un'infestazione demoniaca. Nel secondo filmato, due youtuber decidono di esplorare una casa abbandonata. Secondo alcune voci, questa casa sarebbe infestata da un demone. Mentre vengono fatte le riprese, lo youtuber afferma di aver visto un'ombra nera dall'altro lato della finestra. Rivedendo le immagini, capisce che non era solo una semplice ombra. Dalle immagini si può vedere che quello che sembrava dall'altro lato della finestra un'ombra potrebbe essere uno dei famosi uomo ombra. L'edificio in quel momento era completamente abbandonato, quindi c'erano solo i due youtuber presenti. Il terzo filmato mostra due coniugi che dormono con il loro cagnolino. Il cane, a un certo punto, viene svegliato da degli strani rumori. Per fortuna, la telecamera di sicurezza ha filmato il tutto. E questo è ciò che ha ripreso. Ad un certo punto, si può notare una strana ombra nera passare velocemente vicino al letto. Subito dopo, una sedia sembra spostarsi, mossa da qualcosa che non si vede. Anche per oggi abbiamo finito, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.